Ciao ragazzi, sono Sara Grim TV e quest'oggi siamo qui su Minecraft, come ben vedrete, perché andremo a provare un nuovo mondo horror. Quest'oggi il mondo che andremo a provare lo creerò da zero, quindi non è un mondo già stato utilizzato e quindi se troviamo qualche entità potrebbe anche non essere uno scherzo da parte di chi mi ha inviato il mondo. L'entità che cercheremo oggi è l'uomo dalla nebbia, cioè il The Man from the Fog. Questa entità è presente in svariati mondi ed è un'entità nera, alta, con gli occhi rossi e i denti all'infuori bianchi e appuntiti. Quest'oggi quindi andremo a cercare questa entità. Prima di iniziare vi raccomando di lasciare un bel like e di iscrivervi. E adesso iniziamo dando il nome al mondo, quindi The Man from the Fog, anzi chiamiamolo anche l'uomo dalla nebbia, chiamiamolo così in italiano. Comandi, come vedete, no. Il seed adesso lo inserisco e ve lo darò al raggiungimento dei 30 like nel commento pinnato in alto, oppure se non è nel commento, nella descrizione. E niente, andiamo a generare il mondo. In teoria questa entità si presenta di notte a una distanza di più o meno 50 blocchi dal player. Se il player guarderà questa entità reagirà attaccandolo e lanciando dei fulmini. E tutto ciò, come ho detto, avverrà di notte. Eccoci qui nel mondo che si sta generando. Benissimo, guardiamoci un po' intorno. Abbiamo anche un villaggio. Benissimo, buono, così possiamo anche un po' lottare. E abbiamo il baule bonus. Un baule bonus con abbastanza oggetti, dai. Direi di prendere immediatamente il piccone in legno, l'ascia in legno, che potrebbero tornarci molto probabilmente utili. E direi di prendere anche il pane, le mele e anche questi tronchi di mangrovie e di acacia, perché potrebbero tornarci utili. Direi di prendere anche il baule, perché potrebbe tornarci utile. Prendiamo anche le torce, che potrebbero sempre, come gli altri oggetti, tornarci utili. E direi di andare ad esplorare il villaggio, dai. Andiamo ad esplorare il villaggio, così forse troviamo anche un po' di loot. Allora, qui abbiamo porte aperte, evidentemente i villager che le lasciano aperte, infatti. Quindi non ha niente di strano. E in ogni caso, in questa casa non c'è niente. Va bene, intanto direi di dare un'occhiata un po' al villaggio, che non si sa mai. E allora, vediamo un po'. Qua è tutto ok. Ovviamente vi ricordo anche a voi di stare ben attenti, perché a volte alcuni dettagli potrebbero sfuggirmi, come nei vecchi video. Comunque qui non c'è ancora niente. Lì c'è un villico, sì, insieme a un altro. Qui c'è un albero messo in mezzo qua e c'è una casa normale, ok, per fortuna. Porta aperta, aspetta che chiudo tutto. Ok, finora è tutto normale, quindi tutto va bene, tutto è tranquillo. Qua c'è un baule, ma di solito nei bauli deve esserci qualcosa. Forse è un bug del gioco, forse con i nuovi aggiornamenti hanno aggiunto che nei bauli può essere che non ci sia qualcosa, o forse ricordo male io. Ok, direi di controllare bene il villaggio. Bisogna controllarlo bene e con calma. Ah, qua abbiamo già controllato, se non sbaglio. Allora andiamo di là a controllare. Andiamo qui. Qui c'è una porta aperta, quindi qui ci sono dei villager. Poi ci sono due casette. Qui tutto tace, sempre meglio stare calmi qua. Oh, ci sono delle patate. Vabbè, me le prendo, potrebbero tornarmi utili. Ok, direi di esplorare anche la torre, che di solito qua trovo strani oggetti. Qua c'è un uovo, evidentemente è stata una gallina. E allora direi di salire con calma, perché di solito nelle torri c'è sempre qualcosa. Ok, qua non c'è niente. Ok, nemmeno qui, per fortuna. Allora direi di scendere e di andare ad esplorare il resto del villaggio. Ad esempio questa casa qua non l'ho ancora esplorata. Intanto ditemi se vedete qualcosa di strano. Qua c'è un baule e una crafting table. Ci sono dei bastoni. Ma no.
Non so se l'hanno aggiunto le nuove versioni, che nei villaggi per esempio ci sono crafting table, oggetti del genere. Spero. Comunque qua non c'è niente di strano, ok? Abbiamo più o meno guardato tutto, sì, più o meno sì. Questa non è normale. Ed è anche l'unica casa che non abbiamo guardato. Allora, c'è una torcia di redstone. Che nelle altre case non c'è. E poi, perché è sbarrata? Ma non ci sono neanche finestre. Non ci sono nemmeno finestre. Ok. Questo è alquanto strano e quindi mi conviene vedere cosa c'è. Ok, provo ad entrare qui in questa casa. Cerco di fare non in fretta ma con calma, tanto non sta succedendo nulla. Intanto qua non c'è nulla, potrei sì, adesso entro nella... Oh mio Dio! Cos'è? Oh mio Dio! 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 È diventata notte tutto in un tratto! Oh mio Dio! Non è normale! Non è normale questo, non è normale! Non è per niente normale! Oh mio Dio! Non so quante volte avrò detto la frase oh mio Dio! Però non è... Come fa ad essere normale una roba del genere? Non può diventare notte tutto in un tratto, era mattina, mezzogiorno sarà stato più o meno. Oh mio Dio. Oh mamma mia. Qua sta succedendo qualcosa, no? Qua è tutto normale. Sì, è tutto... Oh mio... Carica... Caricamento del terreno. Ho sentito un suono alquanto strano. Ho sentito un suono un po' strano, se devo essere sincero. C'è anche uno zombie. Cosa? Perché sono... Oh mio Dio! Oh mio Dio! Cos'è successo? Cos'era? Perché c'erano dei fulmini? Ok, devo andare via da qui. Devo andare via. Devo andare un po' più in là. Devo scappare. Pieno di mostri. Guarda, è pieno di baby zombie anche. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Cosa faccio adesso? Là c'è anche della lava. Sì, infatti c'è. Cos'era? Oh mio Dio! Cos'era? Cos'è? Ancora? Oh mio Dio, meglio che mi metto qua sopra. Oh mio Dio! Sta arrivando anche l'alba, tra poco. Tra poco arriva anche l'alba. Oh mio Dio.
Ok. Sì, effettivamente converrebbe andare un po' più... Ma? Perché sono tornato... Ok. Sono tornato al villaggio. Sono ritornato da quest'altra parte. Oh, mamma mia. Ok. Devo controllare in giro. Oh, mamma mia, cos'era? Era strano. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Lì sembrerebbe che non ci sia niente. Siamo sicuri che non ci sia nulla? Ecco, viene... Cos'era? Cosa sta succedendo? Ok. Credo che mi convenga andare da questa zona. Mi conviene solo nascondermi in realtà. Andare da tutt'altra parte perché sennò... Credo che mi attacca e mi uccide. Va bene. Allora bisogna che mi nascondo qua. Ecco, per esempio questa casa. Bene. Sembrerebbe che non ci sia più nessuno. Vabbè. Va bene ragazzi. Credo di concludere qui il video. Vi ringrazio per aver guardato il video. Ai 5 like porterò la seconda parte. 30 like vi darò il seed. Grazie per la visione. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.